quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Hefatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi. Si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Dopo la guarigione della figlia della donna sirofenicia, Gesù si tuffa in territori off limits. Uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. La Decapoli era un raggruppamento di 10 città a oriente del Giordano, del fiume Giordano, organizzata dai Romani già 60 anni prima della nascita di Gesù, con una formazione culturale greco-romana, in piena opposizione alle tradizioni semitiche di Israele. Ebbene, Gesù va proprio lì ad annunciare il regno. Probabilmente vuole darci qualche anticipazione circa il lavoro di evangelizzazione che poi così bene porterà avanti San Paolo uscendo dai confini giudaici. A Gesù è sempre più chiara la sua missione, l'universalità della salvezza. Il regno va annunciato a tutti gli uomini, perché tutti hanno bisogno di essere salvati e non solo il popolo di Israele. Tutti gli uomini vivono la fragilità della colpa e del peccato, ciascuno porta il peso di un dolore e cerca chi possa sostenerlo. Così oggi in terra della Decapoli ecco presentarsi un sordomuto. Un sordomuto porta un dolore enorme, perché il suo è un dolore muto, inespresso. Non può parlare di sé, non può raccontarsi. Vive come un pesce che guarda il mondo da un acquario. Un dolore non comunicato e assurdo, un dolore vissuto nella solitudine straziante, come avere sempre un nodo in gola e non tirar fuori mai nulla, se non pianti continui, ma anch'essi muti. Il sordo muto è simbolo di un'umanità che grida silenziosamente ad un Salvatore. E il Salvatore Gesù capisce che anche in terra nemica i figli sono i figli dello stesso Padre che nei cieli. Siamo tutti da salvare, dal primo uomo fino all'ultimo di questa drammatica e meravigliosa storia dell'umanità.